E va alle eccellenze della matematica quest'anno il premio Ghislieri, storico riconoscimento dell'omonimo collegio di Pavia. Un premio alla carriera per il professore che con i suoi studi aiutò Alinghi a vincere l'America's Cup. Alfio Quarteroni, matematico titolare della cattedra di modellistica e calcolo scientifico a Losanna. Un premio Under 40 alla ricercatrice del CNR di Pavia, tra i più brillanti della sua generazione a livello mondiale. Annalisa Buffa, dirigente dell'Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche Enrico Magenes di Pavia. Presente, passato e futuro delle scienze matematiche nel premio Ghislieri 2013, quarta edizione di un riconoscimento nazionale che va agli ex allievi del Collegio Ghislieri di Pavia, uno dei più prestigiosi in Italia, fondato da Papa Pio V nel 1567. Ah, la matematica ha fatto vincere Alinghi, non io sono stato un umile servo. Ovviamente la matematica può fare miracoli, può spiegare tante cose dal mondo, può spiegare come migliorare le performance di automobili da competizione, ma anche dei barchi da competizione. Il mio consiglio è di assolutamente provarci. Le opportunità di lavoro sono tante, soprattutto in matematica applicata. Bisogna avere la passione e studiare tanto, perché ovviamente sono degli studi che portano un po' lontani dalla realtà e quindi che richiedono una grossa applicazione del cervello. Un collegio per le eccellenze, si entra e si rimane solo per merito. 200 studenti in tutto, 40 posti ogni anno. Concorso e media del 27 da rispettare per tutte le discipline universitarie. È un'esperienza incredibile dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista umano anche. Qui si impara non la tolleranza, il rispetto, che è una cosa ben più alta della tolleranza.